Nello stato di caos che vige durante l'attività onirica, spesso emergono simboli di natura unificatrice. L'esegesi dei simboli che emergono da questo coitus è un'operazione necessaria ai fini di una più corretta comprensione di noi stessi. Questa è la mia 500L del 71. Da molto tempo è teatro dei miei fugaci rapporti sentimentali. L'ultima ragazza che ho lasciato in questa macchina è stata Marie, la ragazza Amélie. La conobbi al Pigneto, il quartiere dei radical chic e degli sceneggiatori. Io sono una matta, lo sai? Sì, perché faccio sempre un sacco di cose, non riesco mai a stare ferma e poi leggo. Ma come sei matta? Come sei matta? Sei schizofrenica, eh? Sei bipolare, c'hai disturbi alimentari? Senti, ma che ne dici se rompessimo la crème brûlée col cucchiaino? La fac, le battements, le passeggiate lungo les Champs-Élysées. Oh, après bomba, oui, c'était fantastique. Luca, ho fatto l'Erasmus a Parigi, lo sai? Finalmente ho avuto l'opportunità di vivere all'estero in maniera indipendente. Sai, l'Erasmus non incoraggia solamente la comprensione e l'apprendimento della cultura ospitante, ma anche un senso di comunità tra ragazzi appartenenti a paesi diversi. Cioè, per me quell'esperienza è stata non solo un momento universitario e di formazione, ma una vera e propria occasione per imparare a convivere con culture differenti. Luca, mosse. Ho iniziato ad assumermi delle responsabilità. La nostra storia durò 3 mesi. La goccia che fece traboccare il vaso. Il suo ennesimo racconto sull'Erasmus. Oddio, scusa. Sei un coglione. Avanti il prossimo. Mi scusi. No, non si può. Stia tranquillo, eh. Allora, vediamo. Mi parli degli esponenti più importanti dello strutturalismo. Mi parli della distinzione operata da De Saussure tra Lange e Parol. Oh! Ma lei l'ha mai letto Foster Wallace? Mi ha chiesto la distinzione fra Lange e Parol, il metodo formale e la variantistica. Ma in questa cazzo di cattedra fallocentrica non avete mai sentito parlare di gender studies? Sono maschilista di merda.
Hai visto che ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta! Allora, signorina, vediamo. Mi parli di un argomento a piacere. Era il mio momento. Adesso potevo dare sfogo a tutta la mia meschinità. Ma io parlerei della linguistica e poetica di Jacobson. Molto bene, signorina. A parte un paio di imprecisioni, ma... Ventinove. Il più insignificante fra i voti alti. Percepisco l'odio attraverso i suoi occhi. Quel giorno iniziò la mia storia con Silvia. Sono stata sulla Torre Eiffel, credo, 6 volte. Ah, ma poi non ti ho detto che cosa ho fatto con una mia amica. Abbiamo rubato un anno da giardino, sì, era proprio lì. E allora abbiamo fatto le foto ovunque. Davanti ai musei, davanti al Louvre. Dappertutto proprio, guarda. Dovremmo proprio tornarci, Luca, a Parigi.